Ormai l'inverno sta finendo e stiamo andando verso la primavera. Abbiamo giornate più lunghe, temperature più gradevoli e spesa diversa. Con l'inizio della bella stagione cominciamo anche noi a prendere cura del nostro corpo, depurare il nostro organismo dagli eccessi dell'inverno con la frutta e le verdure che ci offre questo periodo. I prodotti primaverili che la natura ci offre sembrano fatti apposta per questo, infatti sono un ottimo rimedio drenante e depurativo e ci aiutano anche a rinforzare il nostro sistema immunitario. Direi che siamo pronti a vedere che cosa mettere nel nostro carrello in questo periodo. Perché ti do questi consigli? Fondamentalmente perché oltre ad essere la mia grande passione è anche il mio lavoro. Sono una nutrizionista e nel mio studio mi occupo di alimentazione sana, lotta alla cellulite, dimagrimento e tanto altro ancora. Negli ultimi anni ho deciso di intraprendere un percorso di divulgazione per poter avvicinare quanta più gente possibile a questo bellissimo mondo dell'alimentazione. Se ti interessano queste tematiche, iscriviti al mio canale e attiva anche la campanellina per rimanere sempre aggiornato su quando escono i nuovi contenuti. Allora, che cosa mettiamo nel nostro carrello della spesa? Diciamo che il mese di marzo è un mese di transizione e quindi porta ancora con sé i sapori dell'inverno. Infatti, troviamo agrumi, arance, mandarini e limoni, magari un pochino meno dolci rispetto ai mesi precedenti, ma anche verdure come cavolfiore e broccoletti, che hanno delle proprietà antitumorali e preventive nei confronti delle patologie cardiovascolari. Un'altra verdura che mi piace tanto sono i carciofi, che hanno delle ottime proprietà benefiche nell'abbassamento del colesterolo e sono molto versatili in cucina. Che cosa voglio dire? Si possono abbinare a delle insalate di legumi e cereali integrali come farro, riso e pasta, ma si possono fare anche al vapore oppure alla romana, che tra parentesi sono i miei preferiti, ma anche crudi nelle varie insalate conditi con olio e limone. A voi come piacciono i carciofi? Come li preparate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Per preparare delle buonissime insalate possiamo utilizzare la valeriana e i ravanelli, che in questo periodo sono buonissimi. E poi se aggiungiamo anche un po' di tarassaco, abbiamo fatto il bingo contro la ritenzione idrica. Infatti il tarassaco è una verdura con delle incredibili proprietà drenanti e per questo motivo viene spesso impiegato nella produzione degli integratori drenanti. Verso fine marzo si passa ufficialmente alla primavera e qui possiamo trovare delle vere e proprie gioie per il palato. Abbiamo gli asparagi e le fragole che contengono antiossidanti, vitamine e minerali. Gli asparagi hanno delle proprietà drenanti, mentre le fragole contengono una sostanza che si chiama fisettina, ovvero un flavonoide che è molto importante nella prevenzione contro le patologie degenerative come Alzheimer e diabete. Nei primi giorni di aprile poi troviamo anche l'ananas, uno dei frutti più consumati al mondo, molto ricco di antiossidanti, vitamina C e vitamine del gruppo P che hanno un'attività fondamentale per il sistema nervoso, ma anche partecipano nelle reazioni enzimatiche per la produzione di energia. Vi do un piccolo trucchetto su come scegliere quello maturo. Se la foglia centrale si stacca con molta facilità, significa che è pronto per essere gustato. Voi invece, quali alimenti preferite in questo periodo? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui al mio canale per rimanere sempre aggiornati, non dimenticando di attivare anche la campanellina. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!